Bene, un saluto a tutti quanti gli amici di Android Blog. Quello che vedete qui sotto la mia lente della videocamera quest'oggi sono due telefoni molto interessanti. Il primo ormai lo conosciamo da tempo, è il Samsung Galaxy S4. Il secondo, che però è messo a sinistra, è l'Alcatel One Touch Idol X. Perché sto facendo questa comparazione? La sto facendo perché i telefoni hanno alcuni punti in comune, altri no, ma alcuni ci sono e mi sembrava interessante vedere quali sono un po' le differenze e i punti in comune tra i due telefoni. Il primo punto in comune, come magari potete vedere, è lo schermo. Lo schermo infatti è per entrambi Full HD 5 pollici, quindi lo stesso numero di PPI, 441, e quindi la stessa risoluzione per entrambi. Con l'unica differenza che per quanto riguarda il Galaxy S4 lo schermo è leggermente più largo rispetto alla lunghezza e... Scusate, volevo dire, il dispositivo è leggermente più largo rispetto alla lunghezza dell'Idol X, cioè praticamente mettendoli in questo modo, come potete vedere, il Samsung Galaxy, ecco, esce di un filino, mentre di su esce di un filino l'Idol X, se vengono messi così, l'Idol X ha questa, diciamo, questa parte superiore in più rispetto al Samsung Galaxy S4. Differenze hardware poi che possiamo trovare oltre a queste, direi che abbiamo una fotocamera praticamente per entrambi da 13 megapixel, quella del Samsung mi sembra leggermente più performante, poi andremo a vedere in dettaglio. Lo speaker è posto dietro per entrambi. Per entrambi abbiamo il bilanciere del volume qui sul lato sinistro, sull'Alcatel sul lato destro, però l'Alcatel ha due fessure perché è presente appunto la doppia SIM, cosa che sull'S4 non è possibile. L'S4 però si può aprire e all'interno abbiamo, come ormai saprete sicuramente da innumerevole tempo, sia lo slot per la micro SIM, vabbè, ma anche la micro SD espandibile, quindi no, cosa che non si può fare con l'Alcatel, quindi rimangono 16 giga come sul Samsung, in realtà sono 13 utilizzabili sull'Alcatel. E poi abbiamo una batteria che per quanto riguarda il Samsung è davvero performante, o perlomeno ci riesce quasi sempre a portare fino a sera, fino a tarda sera. Per l'Alcatel, sinceramente, quei 2000 mAh mi sembrano un po' pochini. E se avete già avuto modo di vedere la mia recensione, vi ho fatto notare come l'Alcatel spesso a sera non riesce ad arrivarci così facilmente. Vabbè, detto questo, dal punto di vista hardware, parlato di batteria e quant'altro, direi di addentrarci un pochino più sui dispositivi. Per quanto riguarda la qualità telefonica e la ricezione, siamo, vabbè, scusate il gioco di parole, siamo più o meno sulla stessa barca. Ho notato che Samsung S4, quando stiamo parlando della capsula auricolare, ha un volume un po' più alto rispetto all'Alcatel, e questo magari in luoghi che non sono così silenziosi, magari in mezzo alla strada, in luoghi affollati o mezzi pubblici. Sinceramente, parlare con il Samsung mi è risultato più semplice rispetto che con l'Alcatel. Per quanto riguarda invece la ricezione sia Wi-Fi che del 3G, sinceramente mi sono sembrati dell'HSPA e quant'altro mi sono sembrati pressoché simili. Certo, il Samsung è anche LTE, quindi chi volesse sfruttare quel tipo di velocità naturalmente con l'Alcatel non può farlo. Per quanto riguarda invece il GPS, andrei a fare un piccolissimo test, così vediamo anche come si comportano i due dispositivi dal punto di vista del GPS. Qui andrei a prendere, vediamo un po' dove l'ho messo, prendiamolo prima di qua, eccolo, sta su GPS, e facciamo andare l'Alcatel. Nel frattempo lo prendo anche qui, forse l'ho messo dentro a nav, no, dove l'avrò messo il GPS status, eccolo qua. Benissimo, facciamolo partire anche sul Samsung e vediamo un pochino come i telefoni funzionano da questo punto di vista. Allora, il GPS è attivo qui ed è attivo anche qui, perfetto, quindi siamo sulla stessa barca. Ecco, allora, il Samsung, nonostante, ora vi faccio anche uno zoom per far vedere meglio, nonostante
abbia iniziato più tardi a fare questa ricerca rispetto all'Alcatel, ha già visto 24 satelliti e ne ha ben agganciati due, cosa invece che l'Alcatel sinceramente ancora fa. Ancora ci dà una posizione definitiva il Samsung, però come vedete ha un sacco di satelliti trovati, agganciati e trovati e ben tre agganciati. L'Alcatel invece sembra essere davvero pigro per quanto riguarda il GPS. Direi quindi di non andare ulteriormente avanti. C'è questa differenza a vantaggio di Samsung per quanto riguarda il GPS. Bene, detto questo, allora andrei a vedere un po' di foto e sentire un po' di musica per vedere un pochino come si comporta l'Alcatel e come si comporta il Samsung. Andrei allora anche sul Samsung, su Dropbox, visto che in questo modo facciamo streaming su entrambi i telefoni, così non abbiamo problemi da questo punto di vista. Allora andrei, scusate, tolgo, ma devo mettere la mia password. Ok, perfetto, ci siamo. Allora sentiamo un po' di musica su entrambi i telefoni. Ok, mi sembra che in questo momento il wifi mi abbia abbandonato. Ok, sì, il wifi mi ha abbandonato visto che non funziona nessuno né sull'altro telefono. L'Alcatel mi ha abbandonato del tutto? Ok, VLC non risponde, quindi un blocco in diretta. Benissimo, oggi devo dire che sono fortunato, quindi, allora, dato che mi ha abbandonato il wifi, allora togliamo il wifi, facciamo con il 3G, vediamo se riesce ad andare anche in 3G, visto che dobbiamo fare streaming e magari può avere qualche problema. Vediamo un po' se riusciamo a farlo, visto che non capisco perché, ma il wifi mi ha abbandonato. Strano, in genere funziona sempre. Ora mi dice che non funziona. Vabbè. Allora, dato che sull'Alcatel il 3G forse va un po' meglio e quindi facciamo volume massimo. Beh, insomma, direi un buon volume da parte di Alcatel. Ecco che mi arrivano un sacco di notifiche come al mio solito e si è bloccato anche VLC sul Samsung. Forse quindi è un problema di VLC, mi sembra. Allora proviamo VPlayer, vediamo un po' se lo streaming con VPlayer va un pochino meglio. Nel frattempo vado ad aprire anche. Ok, perfetto. Ok, oggi non mi funziona niente, devo dire che sono molto felice di questo. Riproviamo con VLC. Ok, questa volta è andato. Alziamo il volume. Allora, beh, diciamo che l'audio che fuoriesce dal Samsung è sicuramente più alto, più qualitativo rispetto all'Alcatel, però devo dire che anche l'Alcatel si difende comunque abbastanza bene. Per quanto riguarda il nero, il contrasto nero-bianco, siamo su buoni livelli, però il nero del Samsung è proprio un bel nero con questa scritta bianca, d'altronde lo schermo e questo AMOLED ci fa capire che sfrutta sicuramente meglio questa caratteristica dello schermo nero. Per quanto poi si va sul bianco, devo dire che il Samsung tende ad essere un pochino più, come
come dire, meno bianco forse rispetto all'Alcatel, tende ad essere un pochino più sul leggermente sull'azzurrino, un po' più sul bianco sporco rispetto all'Alcatel, che risulta essere più contrastato bianco-nero da questo punto di vista. Farei allora una bella foto colorata, vedrei allora quindi una bella foto colorata. Eccole qui, direi che i due telefoni riproducono davvero molto molto bene i colori. Forse un pochino più sparati sul Samsung, forse un pochino più sbiaditi, forse anche più fedeli alla realtà rispetto a quelli dell'Alcatel. Bene, detto questo, proverei allora un 1080p, direi che forse però con il 3G avremo qualche problema, vediamo un po' se invece mi smentisce sia la rete 3 che la rete Vodafone. Vediamo un po'. Bene, ottima la rete 3, ha già caricato e anche la rete Vodafone, faccio i miei complimenti, vanno meglio del mio wifi. Ecco, ho parlato troppo presto. Ok. Beh, direi che il video si vede ottimamente sul Samsung. Nessun tipo di problema, come nessun tipo di problema si ha anche sull'Alcatel. Davvero ottimo anche lo schermo dell'Alcatel. Devo dire infatti che questi due schermi mi piacciono particolarmente. Se dovessi scegliere il telefono semplicemente per lo schermo, darei davvero un pareggio a entrambi i telefoni, perché la risoluzione è la stessa e sono due ottimi dispositivi dal punto di vista del display. Detto questo, andrei allora, abbiamo parlato di questo, parlerei allora anche delle mail. Stavo vedendo la mail di Moncler sull'Alcatel e allora vedrei la mail anche sul Samsung. Vediamo un po' dove le ho messe. Eccole qua. Andrei quindi ad aprire la stessa mail. Eccola. Facciamo mostra immagini e praticamente sta caricando le immagini, ma in sostanza la visualizzazione della mail è praticamente la stessa. Non è possibile fare il pinch out, quindi di avere su tutta la stessa pagina tutta la mail. Per il resto funzionano benissimo entrambe, non c'è alcun tipo di problema. A questo punto direi allora di andare sul browser un attimo che entro. Ah, ok, non ho lasciato nulla di particolare aperto, perfetto. Ok, siamo tornati. Sta già caricando The Verge il sito, il sito, quindi sta già caricando il sito The Verge, l'Alcatel. Il Samsung pure, ma l'ha caricato in modalità mobile. Facciamo subito il full site. Nel frattempo, ecco, l'Alcatel l'ha già caricato, è possibile fare scrolling tranquillamente. È possibile andare su e giù anche con lo scrolling abbastanza più impazzito. Facciamo un po' il doppio tap, vediamo un po' se viene visto ripaginato perfettamente. Eccolo qui, ripaginato perfettamente. La definizione è la stessa, quindi riusciamo a vedere gli stessi caratteri su entrambi i dispositivi. Come sempre, il Samsung non ha una fluidità del browser che a me soddisfa particolarmente. Dobbiamo aspettare ogni volta che la pagina venga caricata tutta per non avere più alcun blocco sulla pagina. Ecco, però, come potete vedere, il Samsung secondo me ha sempre qualche problemino, specie sull'apertura di The Verge. Magari su altri siti è anche più rapido dell'Alcatel, ma sull'apertura di The Verge, che è un sito bello bello pesante, sinceramente fa sempre un pochino di problemi. Bene, direi allora di chiudere il browser. Chiudiamo il browser anche di qui. E abbiamo visto come sul browser l'Alcatel sinceramente sia molto ma molto più fluido rispetto al Samsung. Parlando allora di qualità fotografica, andrei a fare sia di qua che di là, dove è un po' dove è la camera.
L'ho passata, eccola qui. Andrei quindi a fare uno scatto, ma direi che la camera, già per questa presentazione che vediamo qui, vince nettamente Samsung, direi quasi 10 a 0. Non tanto per la qualità. Quindi chi sta guardando questo video, se cerca una fotocamera di qualità, può andare su entrambi i dispositivi. Già vi dico che Samsung le fa leggermente meglio le foto, c'è cioè meno rumore video, eccetera, ma sono piccolezze, delle proprio sfumature. La cosa che però differenzia molto queste camere è questa. Queste sono semplicemente le opzioni che io posso fare con l'Alcatel. Schermo intero, HDR, panoramica, tocca per ripresa e basta. Finito. Mentre per quanto riguarda il Samsung, beh, diciamo che abbiamo mezzo mondo. Possiamo scegliere tutte queste impostazioni e poi vi ricordo sempre la possibilità di mettere gli effetti, di mettere la doppia foto a chi fa la foto con l'occhiolino, tutte quelle cose lì sul quale ho già fatto un focus mesi fa. Quindi direi che Samsung vince nettamente per quanto riguarda gli scatti fotografici. Ora farei adesso subito uno scatto per farvi anche rendere conto di come fanno le foto i telefoni. Ecco, questo è lo scatto realizzato dall'Alcatel, un ottimo scatto, bello, chiaro, senza alcun tipo di problema. Poi naturalmente metterò anche altre foto scattate sull'articolo. Questa invece è la foto che è stata realizzata dal Samsung, che... Dove è andata a finire? Un attimo. Ok, eccola. Questa è la foto che sarà scattata dal Samsung. Direi siamo anche qui su un'ottima qualità. Come potete vedere, il Samsung realizza foto che hanno dei colori più vivi rispetto ai colori un po' più sbiaditi dell'Alcatel. Questa può essere, come dire, una differenza che a alcuni può piacere, ad altri no. A me sinceramente piace più la qualità fotografica del Samsung. Questi colori un po' più vivi, magari saranno anche un po' più cartonati, un po' più fumettati, ma a me piacciono, sono un amante di questi colori così forti e quindi e vivaci, perciò propendo più per il Samsung. Quindi facciamo una piccola ricapitolazione. Di questi dispositivi, di quello che abbiamo detto fino adesso. Abbiamo detto allora, per quanto riguarda la parte hardware, abbiamo alcuni punti a favore per Samsung, alcuni punti a favore per Alcatel. Quelli a favore di Samsung sono principalmente un processore che secondo me è più di livello e che è più fluido per alcune funzioni, non però per il browser che abbiamo visto essere a vantaggio di Alcatel. Migliore sicuramente è la costruzione del dispositivo. L'Alcatel è un blocco unico, un unibody, quindi con un ottimo assemblaggio e quindi direi di livello superiore rispetto al Samsung che è ancora in plastica. Però il Samsung poi ci permette anche di inserire micro SIM e di cambiare la batteria, che non è molto performante sull'Alcatel, che invece però ha la doppia SIM. Quindi direi che abbiamo evidenziato un po' tutto, abbiamo parlato anche della fotocamera poco fa e della qualità audio. L'unico appunto che ci manca da vedere, dopo che vi dico già che collegando le chiavette vengono lette su entrambi i dispositivi, ci manca solo Asphalt. E vi dico già che Asphalt e in genere i giochi che hanno una certa pesantezza girano molto molto meglio sul Galaxy. E qui andrei a prendere Asphalt 7 di qua e andrei a prendere Asphalt 7 di qua, che però avrà molti molti problemi. Se qualcuno ha già visto la mia recensione che ho fatto dell'Alcatel One Touch Idol X, troverà notevoli rallentamenti quando si va a giocare con questo gioco. Non so se riesco a farvi rendere conto dal telefono, però purtroppo dalla camera, però purtroppo questo telefono, quando specie vado a mettere il NOS, quindi vado a chiedere ancora una potenza maggiore di velocità, purtroppo il gioco va ad avere dei rallentamenti abbastanza importanti che mi permettono anche di che non mi permettono di guidare bene, ma di farmi perdere quasi il controllo della macchina, perché appunto il telefono non sta dietro ai miei controlli. Per quanto riguarda invece il Samsung,
Beh, nessun tipo di problema. Sarà che magari è un processore più ottimizzato per l'Asphalt, sarà che è un po' più superiore a quel punto di vista, però devo dire che va meglio. Peccato perché la qualità invece video per entrambi i dispositivi di questo gioco è ottima e sinceramente solo magari il processore oppure una scheda video un po' inferiore permettono a Samsung di battere l'HTML su questo, perlomeno su questa caratteristica. Come vedete, io passo tranquillamente, metto il NOS, giro, gioco, faccio quello che mi pare e il telefono rimane sempre fluido, bello da vedere e il gioco è soprattutto ben giocabile, non ha alcun tipo di problema. Vedete, ho messo il NOS, ho chiesto quindi un'accelerazione grafica al gioco che doveva andare più forte e non ho avuto alcun tipo di problema e posso giocare quindi tranquillamente. Bene, allora direi che abbiamo parlato un po' di tutto, non ci manca nulla da dire, solo le considerazioni finali. Cosa dire quindi su questi due prodotti? Come avete visto, abbiamo già fatto un po' un riepilogo, quindi sarò breve su questa piccola chiusura. Chi vuole un telefono che abbia delle performance a tutto tondo, sicuramente deve andare su Samsung Galaxy S4. Perché? Ha una fluidità generale, forse tolto un pochino il browser stock, ma se se ne usano altri sicuramente vanno un pochino meglio e comunque in genere dopo gli aggiornamenti hanno fatto molto meglio da questo punto di vista Samsung. Deve prendere assolutamente il Samsung Galaxy S4. Se si vuole risparmiare quei 100 euro, visto che ora il Samsung si trova già sotto ai 550 euro, anche sui 500 si trova ormai l'S4, specialmente online, e vuole risparmiare quei 100-450 euro e ha bisogno della funzionalità Dual SIM, sicuramente l'HTEL Idol X è, se non il principale, uno dei migliori smartphone dual SIM che io abbia mai provato e quindi ve lo consiglio vivamente, come vi ho spero fatto capire da questa recensione. Bene, questo è tutto per questo video confronto. Grazie a tutti quanti gli amici di Android Blog, ci vediamo presto su queste pagine del nostro blog. Ciao!